Finito il servizio fotografico andammo a mare. E noi come andavamo a mare? Noi andavamo a mare con la 500 blu di mia madre, la 500 quella antica, sapete, quella con lo... no, quella di adesso, quella con la carrozzeria quella sottile sottile che ci poteva avvolgere il pollo, un altro mezzo sicurissimo, e andavamo a mare in otto. Questo è tipico in Sicilia, devo dire, non era una cosa esclusiva nostra. Andavamo a mare in otto perché? Perché mia madre aveva la macchina e voleva andare a mare, la zia Vita voleva venire, tre figli una, tre figli l'altra, eravamo in otto. Ci mettevamo così, mia madre alla guida, zia Vita copilota, dietro, nel sedile di dietro, io in braccio a Giuseppe, Giuseppe in braccio a Vincenzo, Vincenzo in braccio a Flora, Flora in braccio a Lia, tipo acrobati cinesi. Rimaneva Giovanni. Dove lo metto? Dove lo metto? Sopra il freno a mano. Giovanni era l'unico che durante le curve non si muoveva. Era ancorato Giovanni. Noi andavamo a mare e cantavamo Montagne Verdi. Io non so perché, ma cantavamo questa canzone di Marcella Bella. Arrivata ad un certo punto, nell'abitacolo, si raggiungeva la temperatura di Marte. Un caldo, tutti sudati, con le cosce appiccicate ai sedili di finta pelle, che non si capiva più dove finiva la finta pelle e cominciava quella vera. Perché? Perché qualcuno dietro, col suo piedino santo, spostava la levetta del riscaldamento che ingegneri sapienti avevano posizionata alla base del sedile posteriore. Cosa succedeva? Tu spostavi le levette, si aprivano delle bocchette che facevano entrare nell'abitacolo direttamente i gas di scarico del motore. Quindi tu non solo morivi dal caldo, ma rischiavi l'asfissia. La zia Vita, un po' per il caldo, un po' per le esalazioni, diventava isterica e dava uno schiaffone a Giovanni, che non c'entrava niente, perché era l'unico davanti che non si poteva muovere. Arrivavamo a mare e ci buttavamo in quest'acqua come proprio assetati verso un'oasi, correndo sulla sabbia rovente che comunque a noi ci sembrava freschissima, e ci facevamo il bagno tutti tranne Giovanni. Giovanni non si faceva il bagno perché Giovanni a colazione mangiava la banana. E si sa che la banana, per l'associazione Mamme Italiane, si digerisce in 3 ore. Noi a mare ci stavamo 3 ore. Giovanni acqua non ne vedeva, manco quella per bere vedeva. Al sole devi stare, non mettere i piedi nell'acqua, esci dai piedi nell'acqua. Al sole devi stare a mezzogiorno in Sicilia, ti fa bene, ti si calcificano le ossa. Noi invece il bagno ce lo facevamo perché eravamo più furbi e sapevamo che anche mezzo biscotto in più ci avrebbe precluso la possibilità di farci il bagno. E quindi andavamo a mare digiuni come per fare le analisi del sangue. A rischio svenimento noi andavamo a mamma. Perché non si sa perché, per le mamme degli anni 70 tu potevi morire come volevi, ma in acqua no. Era l'unica preoccupazione che avevano. Il nostro bagno comunque durava poco, perché dovevi uscire, perché ti dovevi asciugare il costumino. Perché ai nostri tempi il costumino di ricambio non l'avevano inventato. I genitori di adesso invece tu li vedi arrivare, che sono meravigliosi, tu vedi le mamme che portano i bambini in braccio perché il bambino non si deve sporcare i piedini, altrimenti potrebbe venire un erittima al bambino, che viene poggiato direttamente sulla sdraia e se vuole farsi il bagno il bambino vola, vola il bambino. Dietro i padri, carichi tipo venditore ambulante, oh ma io l'anno prossimo ma manco ci vado a farmi le ferme, ufficio c'ho l'aria condizionata, c'ho pure la segretaria buona, non ci vado. E le mogli, mi passi la borsa? Quale? Quella di Louis Vuitton? L'ho venduto, perché ormai si sono calati nei panni del venditore ambulante. Noi andavamo semplici, magliettina e costumino, l'unica cosa, proprio l'unico vezzo era la calzatura. Io mi sono permessa di portarvi la calzatura più usata dai siciliani negli anni 70 durante l'estate. Lo zoccoletto del dottor Scholl, Scholz, come lo chiamate?
Non lo sapete, come si chiama? Shol, mi fanno così. Come? Shol o Scholz? Scholz. No, perché non lo chiamavamo Schult? Perché faceva più tedesco. Perché questi sono tedeschi, eh? E i tedeschi si sa che sono famosissimi nel mondo per il gusto e per la moda. Ma noi ci sentivamo elegantissimi con queste scarpe. Chi non ce l'aveva era un emarginato della società. Questi qua, 12 kg di legno massello, pesantissimi. Io con quelli che ho raccolto la mia famiglia li ho portati al falegname e mi ci ha fatto la libreria. Sono indistruttibili. Ma questi, quando tu uscivi, ti sentivi al sicuro? Perché con questi ci potevi fare un sacco di cose. Era tipo coltellino svizzero. Ci potevi schiacciare i pinoli. Ci svuotavi il pedalò. Se ti rimanevano le chiavi della macchina dentro la macchina, come lo rompevi il finestrino? Con lo zoccoletto del dottor Shoji. Dammi lo zoccolo che devo rompere. C'era il tuo amico che rimaneva così e tu rompevi lo zocco. Ma più di frequente venivano utilizzati dalle madri per farti uscire dall'acqua. Allora, che cosa in realtà che cosa succedeva? Tu eri là che ti facevi il bagno, ed eri tranquilla, era l'ultimo bagno, quello un po' rubato, no? Ed eri tranquillo perché la mamma si stava prendendo il sole e aveva gli occhi chiusi. In più, prima di andare lì, avevi spostato un po' lo zoccoletto. Quindi eri sicuro che la mamma non ci sarebbe potuta arrivare facilmente. E ti facevi il bagno tranquillo. Ma in realtà... Esci! Mamma! Mi faccio l'ultimo bagno! Esco, va bene, mamma! Ti ho detto esci! Mamma! Allora facciamo così. Vado una volta sott'acqua. Faccio il delfino. Il pesce cane, il pesce sega, e poi esco, va bene mamma? Se vai sott'acqua ci resti. Mamma, faccio solo il granchio. Allora, le madri non vanno esasperate, altrimenti fanno bene a prendere lo zoccoletto e a tirartelo gridando: esci che c'hai tutte le mani arrappate! Ma le mamme non hanno la mira e quindi prendevano sempre il figlio di un'altra. Ma a noi, come ci insegnavano a nuotare? Ci prendevano e ci buttavano nell'acqua alta, così, senza preavviso. No, anzi ti dice, togliti la ciambella, togli. Perché, ma che dobbiamo fare? Togliti, andiamo a prendere il gelatino, lo vuoi il gelatino? Sicuro, mamma? Sì. Togliti anche i sandaletti che magari galleggiano, togli. A quel punto ti prendevano e ti buttavano nell'acqua alta. Di solito era lo zio che ti buttava. Lo zio acquisito, lo zio cretino, perché non si sa perché, ma lo zio acquisito è sempre cretino. Ti prendeva e ti buttava. O impari, o affoghi. Minchia zio, ma se non affogo, che cosa non ti devo fare? A noi, come ci insegnavano ad andare in bicicletta? Ma semplice, ti smontavano le rotelle mentre tu pedalavi. Oppure ti prendevano da sotto il sellino e ti dicevano: vai, vai, ti devi fidare di me. Vai, prima discesa, vai. E tu imparavi. Adesso i bambini come vanno in bicicletta? Coschetto. Le ginocchiere, le gomitiere, i guantini, con l'armatura vanno. Noi andavamo in bicicletta, in mutande, sulle biciclette senza freni. Noi frenavamo con i talloni.
Al posto dei talloni c'avevamo le gomme della Pirelli. Eppure era tranquillo. Adesso i genitori, se devono insegnare al bambino a togliersi le rotelle, per prima cosa vanno dallo psicologo per chiedere un consiglio. Dopodiché vanno dal bambino e dicono: Gioia, io e la mamma qui presente, vieni, non mi lasciare sola col bambino che mi fa paura, vieni, vieni. Abbiamo deciso che è arrivato il momento di toglierti le rotelle. È una tappa fondamentale della tua e della nostra vita. Che cosa ne pensi? Quel bambino, l'unica cosa che pensa realmente è: ma io mi dovrei fidare di questi due rincoglioniti? E comincia a piangere. Ma non devi piangere, perché il bambino non può piangere nel 2015, perché i genitori non sono pronti al pianto del bambino, e quindi vanno in libreria a cercare il manuale adatto per il pianto. E c'è, perché c'è un manuale per tutto, perché noi siamo una società fortunata e felice. Voi siete felici? Sì, non lo sapete, ma è così. Ed esiste Via le Rotelle, bastano 3 giorni, di Alessandra Senza Figli, edizioni apprensive. Allora, io ho comprato questo perché grazie a questo libro la mia amica è riuscita a togliere le rotelle al figlio, a 18 anni. È fondamentale scegliere il momento giusto, altrimenti annienterete l'autostima di vostro figlio e vostro figlio non troverà mai lavoro. Praticamente, se c'è la crisi è perché alla Merkel da bambina le hanno fottuto la bicicletta. Bisogna essere pronti ad affrontare la paura e l'ansia delle prime possibili cadute. Noi eravamo perennemente con le ginocchia insanguinate. È vero o no? Noi avevamo i pezzi di asfalto incastonati nelle ginocchia. E quando tornavi a casa non ti dovevi neanche lamentare, perché se la mamma ti sentiva lamentare, ti diceva: ti sei fatta male, perché se ti sei fatto male ti ammazzo. Ma disinfettarmi no, mamma. Ma che fa? Tu, piuttosto che farti vedere dalla mamma che stavi male, andavi a morire lontano casa tipo i gatti, ti cucivi da solo tipo Rambo. Nei casi più gravi andavi a casa degli zii, perché gli zii ti disinfettavano, ma non con l'acqua ossigenata, col whisky tipo John Wayne. Quando finiva la giornata dei bambini degli anni 70, per quei pochi che restavano vivi, entravi nella tua stanzetta e finalmente ti sentivi al sicuro, perché non sapevi che in quella stanzetta prima di te era entrata la mamma, che aveva dato una bella spruzzata di DDT. Un insetticida potentissimo, tossico, che è stato tolto dal mercato. Vi dico solo che in America non c'hanno più il DDT e c'hanno ancora la bomba atomica. E mia madre mi diceva: non aprire la finestra che entrano le zanzare. Mamma, le zanzare non ci pensano proprio ad entrare. Io c'avevo tutte le Barbie con gli occhi rossi e ciccio bello con la bronchite. Eppure ho un ricordo della mia infanzia bellissimo, felice. Tant'è vero che ancora oggi con i miei cugini ci riuniamo e andiamo a mare insieme. Con la 500 blu di mia madre. Mia madre alla guida, zia Vita copilota, dietro io in braccio a Giuseppe, Giuseppe in braccio a Vincenzo, Vincenzo in braccio a Flora, Flora in braccio a Lia. E Giovanni? Giovanni, io non so perché, ma preferisce andare in montagna.